Benvenuto a L'assedio di Alessandria. Tra gli scritti attribuiti a Giulio Cesare vi è anche il suo resoconto dell'assedio di Alessandria, noto come De Bello Gallico, e commentari De Bello Civili. Questi scritti contengono informazioni su diverse campagne, le guerre di Alessandria, d'Africa e di Spagna. Ognuno di essi riporta le attività militari di Cesare dal 58 a.C. al 45 a.C. Sebbene siano ricchi di informazioni, è importante ricordare che questi documenti riportano un punto di vista limitato. Per una migliore comprensione degli eventi è necessario prendere in esame ulteriori documenti storici. Atto. De Bellum Alexandrinum tratta gli eventi immediatamente precedenti alla guerra civile e descrive come Cesare fu stretto in assedio nel palazzo dei Tolemaici. Altri autori classici hanno lasciato documenti altrettanto preziosi e spesso contraddittori. Negli eventi che condussero all'assedio di Alessandria, Cleopatra VII e suo fratello si contendevano il controllo dell'Egitto. Potino, reggente del giovane Tolomeo XIII, teneva in pugno il giovane faraone. Superata in astuzia, Cleopatra fu costretta alla fuga. Tutto questo preparò il terreno per l'arrivo di Pompeo ad Alessandria. Uscito sconfitto dallo scontro con Cesare nel 48 a.C., il generale romano si rifugiò dai suoi alleati egizi. Su consiglio di Potino, Tolomeo XIII fece assassinare Pompeo nella speranza di conquistare il favore di Cesare. La sua decisione si rivelò assai infelice. Calate su! Forenzen! Al suo arrivo ad Alessandria, a Cesare fu presentata la testa di Pompeo. La vista di un romano assassinato da mani egizie non lo colpì favorevolmente. Cesare non fece mistero del suo disappunto, ordinando il rientro di Cleopatra e chiedendo ai fratelli di mettere da parte le loro differenze per regnare insieme, secondo il volere del padre. Né Potino né Tolomeo XIII intendevano accettare. Facendo del proprio meglio per provocare Cesare, Potino complottò segretamente contro di lui, chiedendo aiuto al generale egizio Achilla con i suoi 20.000 uomini. Mentre Potino complottava ai danni di Cesare, Cleopatra fece una mossa audace. Idiotin, el lavni nugi gnostis. Esistono varie descrizioni dell'incontro tra Cesare e Cleopatra. Un resoconto vuole che lei si sia intrufolata da sola nel palazzo di notte. Secondo un altro, era accompagnata da un alleato e fu introdotta nel palazzo avvolta in un tappeto. Benché nessuno sia certo di quanto sia avvenuto in questo fatidico incontro, ciò che sappiamo è che Cleopatra incontrò Cesare e se ne guadagnò il favore. Potino e Tolomeo XIII furono molto contrariati dall'evolversi della situazione.
world. Dopo il ritorno di Cleopatra, Cesare tentò di agire da mediatore tra i due fratelli, nella speranza di una risoluzione pacifica della questione. Le cose volsero ben presto al peggio. Durante un banchetto per celebrare la riconciliazione, vi fu un attentato alla vita di Cesare. Fu il barbiere di quest'ultimo a sventare l'attacco. Appena si scoprì che era stato Potino a ordinare l'attacco, Cesare lo fece giustiziare. Dopodiché mise il giovane re sotto stretta sorveglianza. Intrappolato nel palazzo con appena 4.000 uomini e sotto l'incombente minaccia di truppe nemiche, Cesare chiese aiuto in Siria, a Rodi e in Cilicia. Ordinò ai suoi uomini di scavare una trincea intorno al palazzo e costruire un muro fino al porto. Questo gli avrebbe assicurato l'accesso al mare. Quando il generale Achilla giunse in città con i suoi 20.000 uomini, l'assedio di Alessandria ebbe inizio. Con pochi uomini a disposizione, Cesare non poteva ancora rischiare uno scontro. A nome di Tolomeo, mandò degli emissari da Achilla per proporre una tregua. Sapendo che gli ordini non venivano dal giovane sovrano che Cesare teneva imprigionato, Achilla fece assassinare gli emissari. Mentre Cesare rimaneva confinato nel palazzo, Achilla schierò le sue truppe intorno alla città. Ci furono scontri per le strade di Alessandria che andarono avanti per diversi giorni e notti. Sebbene fossero in svantaggio numerico, gli uomini di Cesare riuscirono a respingere il nemico. La mossa successiva di Achilla fu di catturare la flotta romana nel porto. Αμάξα ελάβνης χαρκαγίστεος, αμέλισον. Sebbene il palazzo garantisse protezione, perdere il porto significava perdere anche rifornimenti e soccorsi. Cesare doveva difendere la flotta. Pur essendo riuscito a riconquistare il porto, Cesare sapeva che mantenerne il controllo sarebbe stato impossibile. Cesare ordinò di dare fuoco alle proprie navi. Essendogli ormai precluso il passaggio verso il palazzo, si diresse al faro di Alessandria. Facendosi largo tra le truppe egizie, Cesare e i suoi uomini raggiunsero infine l'isola di Faro. Qui si rifugiarono dentro il faro. Avendo facile accesso al mare aperto,
Cesare riuscì a mandare messaggi ai suoi alleati chiedendo rinforzi e rifornimenti. Il forte sull'isola gli permise anche di controllare l'accesso al porto tramite le catene che gli egizi usavano per regolare il traffico delle navi dirette ai moli di Alessandria. Oh. La cronologia esatta degli eventi della guerra di Alessandria rimane confusa. Resoconti contrastanti sollevano anche dubbi su quando e se la grande biblioteca di Alessandria sia stata data alle fiamme. Altri resoconti dicono che durante i combattimenti moli e magazzini furono incendiati e da lì il fuoco si propagò alla biblioteca. In un altro resoconto, dopo che Achilla ebbe isolato il porto, Cesare dovette abbandonare la sicurezza del palazzo per difendere le sue navi. Mentre la battaglia al porto infuriava, il fuoco degli arsenali si diffuse alle navi e quindi alla biblioteca. In ogni caso, la biblioteca non fu completamente distrutta. Gli esperti hanno fatto notare come si trovasse molto lontana dal porto e testi molto successivi la descrivono ancora intatta. I magazzini adiacenti al porto contenevano copie di manoscritti in attesa di esportazione ed è probabile che siano questi a essere stati distrutti piuttosto che la biblioteca. La distruzione della biblioteca fu in realtà causata da una serie di incendi nel corso del tempo. La sua fine è avvenuta probabilmente intorno al IV secolo d.C., quando l'imperatore cristiano Teodosio ordinò la distruzione di tutti i templi pagani. Malgrado alcuni documenti siano sopravvissuti dopo essere stati spostati, non è chiaro quanta conoscenza sia andata perduta. Sebbene vi siano resoconti su come Achilla tenesse sotto controllo le truppe di Cesare, sembrerebbe invece che la sorella di Cleopatra, d'accordo con il fratello, lo abbia fatto uccidere per rimpiazzarlo con Ganimede. Ganimede si rivelò un valido stratega per la fazione egizia. Fu una sua idea quella di tagliare l'accesso al porto e intrappolare Cesare nel palazzo. Al tempo di Tolomeo I erano stati scavati dei canali dentro Alessandria per fornire acqua. Ganimede e i suoi uomini presero il controllo di questi canali. Dopo aver isolato la propria fornitura d'acqua, Ganimede fece versare del sale nei canali e nelle cisterne che rifornivano l'accampamento di Cesare. Il panico si diffuse tra gli uomini di Cesare. Non avrebbero resistito a lungo senza acqua potabile. Intuendo che il poroso calcare poteva venirgli in aiuto, Cesare fece scavare dei pozzi per rifornire la riserva d'acqua. Giorni più tardi, la 37esima legione, composta dai soldati di Pompeo, giunse via mare. Non potendo spingersi a riva a causa del vento, Cesare si avventurò andando loro incontro sulla penisola al capo Chersoneso. Quando i nemici appresero la notizia, si precipitarono a intercettare Cesare. Nonostante l'evidente vantaggio degli alessandrini, Cesare, con una nave di Rodi guidata da esperti marinai, ne uscì vittorioso. Col supporto delle navi alleate, la vittoria di Cesare gli consentì di respingere le truppe egizie e prendere il controllo del faro. Questo costrinse le truppe alessandrine a indietreggiare via mare, tornando a nuoto verso la città. Tuttavia, l'occupazione dell'isola da parte di Cesare non durò a lungo. Il nemico si ricompattò e si diresse all'assalto dell'isola.
Il panico si diffuse e, nonostante l'incoraggiamento di Cesare, molti dei suoi uomini disertarono via nave o gettandosi in mare. Cesare tentò di ritirarsi, ma il porto Eunosto fu invaso dalle navi nemiche che gli impedirono la fuga. Si dice che Cesare, dopo aver raccolto i suoi scritti, si sia tuffato in acqua per raggiungere a nuoto una nave alleata nelle vicinanze. Lo storico Cassio Dione affermò che Cesare sarebbe annegato se non fosse riuscito a liberarsi del suo mantello rosso. Tuttavia, egli riuscì a percorrere la distanza a nuoto e a sopravvivere. Gli alessandrini recuperarono il mantello e ne fecero un trofeo per celebrare la sconfitta romana. Lux! Si è l'anni criughi di mestre! Wow! Delusi da Ganimede e desiderosi di vedere nuovamente sul trono il loro re, gli alessandrini proposero un compromesso a Cesare. Cesare acconsentì a rilasciare Tolomeo XIII a patto che risparmiasse il regno e rimanesse fedele a Roma. Una volta libero, tuttavia, il re non rispettò l'accordo e continuò la guerra. A questo punto, Mitridate, un fedele alleato di Cesare, era giunto in Egitto scontrandosi con le truppe di Tolomeo a Pelusio. Dopo aver sopraffatto il nemico, Mitridate conquistò la regione tra Pelusio e Alessandria. Informato dell'imminente arrivo ad Alessandria dell'alleato di Cesare, Tolomeo mandò le sue truppe a impedirgli di attraversare il fiume. Mitridate riuscì ad avvertire Cesare in tempo e insieme affrontarono le armate di Tolomeo sul delta. Nella battaglia del Nilo, i romani ebbero la meglio sbaragliando l'esercito egizio. In mezzo al panico e al tumulto, Tolomeo XIII annegò nel Nilo. Finito l'assedio, Cleopatra VII sposò il fratello più giovane Tolomeo XIV, regnando così sull'Egitto fino al 30 a.C. Sotto il suo regno, Alessandria consolidò la sua posizione e la sua influenza nell'impero romano, superando in importanza perfino la città di Atene. Giulio Cesare rimase in Egitto per un breve periodo. Lui e Cleopatra ebbero anche un figlio insieme, di nome Cesarione.